Cari amici, bentrovati. Mentre continuiamo ad ascoltare le indicazioni sulla missione che dobbiamo vivere per attuare il nostro battesimo, Gesù ripete anche a noi: non abbiate paura. È un'espressione che ci riporta alle apparizioni, all'incontro coi dodici dopo la sua risurrezione. Ed è alla luce della sua risurrezione che Matteo, scrivendo queste indicazioni sulla missione, ci aiuta a coglierle come orientamento decisivo della nostra vita credente. Non dobbiamo nasconderci che per il Signore, come per la Chiesa di ogni tempo, una certa ostilità e talvolta persecuzione è sempre presente. Noi cristiani siamo in molte occasioni e per i più disparati motivi stimati e accolti. Ma quando lasciamo emergere un sentire, uno stile e un comportamento che in qualche modo e per i più disparati motivi disturba o contraddice il vivere comune, allora insorge il rifiuto, la calunnia, la condanna. Purtroppo dobbiamo dire ci sono anche le nostre manchevolezze che diventano controtestimonianza e a volte possono fomentare le opposizioni e i rifiuti. Rimane comunque il dato su cui Gesù insiste. La proposta cristiana suscita rifiuto, contrapposizione, persecuzione. Ascoltiamo la pagina evangelica di questa domenica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Negli insegnamenti di Gesù diventa evidente che esistono due punti di partenza, talvolta in contrapposizione e decisamente inconciliabili se partiamo da una visione puramente umana. L'uomo e Dio. Quello che l'uomo vuole e sceglie non è sempre quello che Dio vuole e sceglie. Quello che Dio indica e propone non è sempre secondo il desiderio e le aspettative dell'uomo. Ecco, nello svolgersi della storia incontriamo frequentemente delle frizioni e delle incomprensioni che emergono. Dobbiamo però essere attenti a una cosa: Gesù qui non intende fare un discorso di principio, registra una situazione di fatto. Quello che piace agli uomini non sempre e non tutte le volte piace a Dio.
e la sensibilità di fede propria del credente, che dovrebbe essere riflesso di quella di Dio, non può trovarsi a suo agio arrendendosi a una prospettiva e a un calcolo che sono meramente umani. Molti credenti in varie parti del mondo sanno che la loro vita è in dissonanza con quella della società e della cultura a cui appartengono e in cui sono nati e cresciuti, e sanno che non possono rinnegare la loro scelta di fede. In molte nazioni la persecuzione è sempre in agguato e non è sempre facile, pur rimanendo in atteggiamento di dialogo e di accoglienza, essere accolti per ciò che si è, semplicemente dei credenti. Il rischio che possiamo correre, leggendo questo grande discorso che Matteo ci propone, raccogliendo gli insegnamenti di Gesù sulla missione, è quello di coglierlo in senso ideologico. Ma non è questo quello che Gesù vuole. Gesù non vuole fomentare nessun tipo di scontro ideologico. Come sempre, nella vita di un cristiano deve emergere il primato di Dio, insieme a una consapevolezza chiara. La proposta cristiana non è mai minimalista, ma sempre massimalista. È un dato di fatto che la vita del credente si ponga, esprimendo per sé e per gli altri, quella logica e quell'invito alla conversione che attraversa tutto il Vangelo. Non è l'ideologia credente a volersi contrapporre agli uomini e alle loro logiche di vita. È il Vangelo stesso che nel suo porsi diventa dirompente e in alcune situazioni esigente e forte, contraddicendo il sentire comune. Allora, che cosa Gesù ci chiede per la missione? Gesù ci chiede di vivere nella missione che ci è affidata, non in contrasto o in contrapposizione con le logiche, il sentire, le scelte del mondo. Noi non dobbiamo possedere una posizione contro. Il cristianesimo non è contro nessuno, neanche contro i suoi persecutori. Quello che Gesù ci richiede è che siamo innanzitutto attenti alla nostra scelta di Dio. Tutto avviene secondo il disegno di Dio e confidando in Lui abbiamo la strada che ci permette di vivere la missione affidataci, nonostante i contrasti e le contrapposizioni che possono insorgere. Buona e santa domenica, cari amici, diamo lode a Dio e godiamo della sua presenza. Thank you.